Salve a tutti da Frank Watch, aggiornamento flash del Addis Dive Capitan Willard. Per chi mi segue sa e si ricorda che circa un anno fa feci una recensione dove dimostravo che l'orologio dopo poco più di un anno si presentava in condizioni sia estetiche che meccaniche perfette in tutte le sue parti. Adesso siamo arrivati a poco più di due anni, quindi dopo circa un anno vi do quest'altro aggiornamento per chi ancora magari è indeciso nell'acquistarlo. L'orologio ha praticamente poco più di due anni, utilizzato molto spesso, soprattutto anche d'estate, è stato portato al mare e l'orologio non ha mai presentato nessun tipo di appannamento, di infiltrazione. L'acciaio è perfetto, il funzionamento della corona e il canotto della filettatura non presenta segni di ruggine, la ghiera è in perfetto stato, ricordo che la ghiera è in ceramica e il vetro è in zaffiro. E niente ragazzi, solamente questo piccolo aggiornamento per dimostrarvi che anche questi piccoli orologi da pochi soldi, se sono fatti bene, possono durare nel tempo e dare delle piccole soddisfazioni quotidiane. Alla fine del video metterò una veloce prova a luminescenza dove mostrerò che ancora l'effetto della luminescenza praticamente ancora è identica come quando l'ho comprato, cioè non ha perso nessun tipo di effetto, quindi ancora è perfettamente funzionante. Vi faccio sentire un attimo il funzionamento della ghiera. Come potete vedere, nonostante abbia preso acqua salata e sabbia negli anni, è perfetta. Che dirvi ragazzi, grazie per il video. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace e continuate a seguirmi, così vi terrò aggiornati un po' di tutti gli orologi che io nel tempo testerò. Grazie, alla prossima.